mercato di Venezia è da considerare veramente all'avanguardia nella scoperta, o piuttosto nella riscoperta, della verità dell'amore tra l'uomo e donna e quindi anche della dimensione nuziale della vita cristiana, perché fin dagli anni 50, quando cominciavano a nascere i primi gruppi di spiritualità degli sposi in Francia, eccetera, fatti da Caffarelle e altri, in diocesi di Venezia sono nati i primi gruppi, e poi grazie soprattutto all'apporto prima di Don Pataro e Don Deste e poi di Monsignor Zardon, con largo anticipo sulle altre chiese italiane, si è portata avanti una riflessione sull'amore uomo-donna, sul matrimonio, sulla famiglia, che nel corso dei decenni si è dilatata, è diventata comune, ma però bisogna, come in altri campi, per esempio nel campo dell'impegno sociale, il patriarcato è stato all'avanguardia con le prime riunioni dei congressi, eccetera, in questo campo della pastorale familiare, come in quello ecumenico anche, cioè sono una serie di campi in cui la diocesi di Venezia ha giocato un ruolo decisivo per tutte le chiese italiane, non solo. Questo è un elemento, non diciamo per orgoglio, diciamo come dato di fatto, no? E questo dobbiamo molto in questo a Monsignor Zardon, perché è stato lui il grande filo conduttore in tutti questi 50 anni. Insomma. Io credo che sarebbe ora che l'Italia si decidesse a fare una politica familiare, non accontentandosi di fare, di enunciare propositi, ma passasse veramente all'azione. L'hanno fatto altri paesi europei, sono stato recentemente in Svezia al congresso delle famiglie cristiane dei 5 paesi scandinavi, il tasso di natalità è del 2,3, perché consegue a una politica, o piuttosto una serie di politiche familiari realmente oggettive e rispettose del grande bene sociale che la famiglia è. Quindi io mi auguro, adesso io non sono in grado non sono capace per mia incompetenza di giudicare tecnicamente cosa sia o non sia il quoziente familiare, ma quel che sta dietro al quoziente familiare in principio è stato giusto, ci mancherebbe altro. E questo secondo me contribuirebbe molto, non in maniera evidentemente sufficiente, però contribuirebbe molto ad aiutare i futuri sposi ad entrare nella verità dell'esperienza del loro amore, che domanda fedeltà e fecondità. Cioè, non sottovaluterei il peso dei condizionamenti pratici, cioè il problema è che nelle nostre società avanzate, e purtroppo nonostante la sua storia, particolarmente in Italia, la famiglia è trattata come una sorta di joint venture privata, mentre è il primo elemento di edificazione sociale che esiste, non può essere trattata come un accordo privato tra due. Quindi io mi auguro che realmente i nostri governanti prendano finalmente sul serio questa applicazione decisiva del principio di sussidiarietà. Posso citarle un messaggino a Facebook che ho letto ieri, vero? Sì. Di un'amica cristiana che riportava il link ad un titolo di giornale sul recente messaggio del Papa: non pensate solo al posto fisso ai giovani. Il commento era: io sono cristiana, dovrei crederci, ma come faccio? Quindi era evidentemente un po' arrabbiato ma sofferto, e come dicevamo prima, anche relativamente a tutti i problemi economici, sì, che portano a stare in avanti anche il matrimonio. Ma si capisce, cioè l'affermazione di Santo Padre è stata molto coraggiosa, no? Perché non bisogna opporre i due termini nella sua affermazione. Santo Padre voleva dire che, ne abbiamo parlato anche adesso, in conclusione, che Dio, che è l'amore personale e potente, il Dio della Trinità, vive nella storia attraverso Gesù, è nella nostra vita, quindi uno non può definire, immaginare il suo futuro soltanto nei termini importantissimi e decisivi, meccanici, in maniera meccanica
dell'esperienza, diciamo, di una convenienza immediata nel campo degli affetti e del lavoro. Se si apre a Dio troverà la forza, l'energia e la strada anche per entrare e per star dentro questa situazione di grande contraddizione che implica anche la precarietà del lavoro, eccetera, eccetera. Tanto più che certamente i giovani oggi sono i primi ad avvertire che il senso del lavoro e la modalità con cui si esplica sta trasformandosi molto rapidamente. Cioè, la questione, diciamo, del posto di lavoro che viene sempre più sostituito con un percorso lavorativo, che non deve essere precarietà del lavoro, questo deve essere molto chiaro, ma questo è domandato dai giovani stessi, che fin dall'università cercano appunto un percorso, che sono sempre tesi a migliorarsi, a tentare qualcosa di nuovo, a fare l'Erasmus, a vedere, a provare, eccetera. Cioè, siamo, essendo usciti dalla logica tayloristica del lavoro, siamo usciti dall'assolutizzazione del posto di lavoro. Quello che Santo Padre voleva dire era proprio invitare ad una speranza, proprio il contrario. Cioè, che poi dopo uno sia sotto prova e dica, caspita, lo capisco, perché questa è una grande tristezza, la situazione della disoccupazione giovanile oggi, è una prova molto, molto grande, anche perché anche essa si lega poi, perché lavoro e affetti sono intimamente connessi.